Asia Argento è tanto bella, brava e buona. Asia Argento è un'attrice, è figlia del grande regista Dario Argento. Dario Argento era il regista dei thriller e Asia Argento è sua figlia. Vedete che c'ha il ditino alzato? Vedete che ha il ditino alzato? Io la volevo difendere, Dario Argento. Vedete, questo è il Corriere della Sera, guardate, venerdì 24 luglio del 2018, io la volevo difendere perché alcuni amici, quando ho fatto il primo video sull'ultima questione, mi hanno detto no, no, no. Allora io fa ne ho fatto un altro di video e questo è il terzo sulla questione, perché adesso la questione diventa sempre più spinosa, Diventa sempre più spinosa la questione, Diventa sempre più spinosa. Lei ha ammesso di aver fatto le more con un minorenne, lei ha dovuto ammetterlo perché ci sono le testimonianze, ci sono le testimonianze, ci sono le prove, ha dovuto ammettere che ha fatto l'amore con un minorenne. Quindi prima ha mentito, ha detto che no, non è vero, poi ha dovuto ammettere e ha sborsato pure, cioè un suo amico ha sborsato, mi pare, 380.000 euro, 380.000 euro. E io che devo dire, questo è il terzo video che dedico alla questione. Vedete quanto è bella Asia Argento? Ha detto che ha fatto l'amore con un minorenne, però dice che non sapeva che era ancora minorenne, non lo sapeva. E vabbè, però c'è un proverbio che dice che la legge non ammette ignoranza. E tu, Asia Argento, prima di fare l'amore con quel ragazzo, gli dovevi chiedere la carta d'identità, capito? Così stavi tranquilla. E adesso, oltre ad aver versato 380.000 euro, ti tocca pure prendere un avvocato e spendere tanti quattrini per difenderti, perché tu prima eri l'eroina prima, tu, me too, anch'io sono stata brutalizzata, eri l'eroina. E mo che succede? Che non sei più l'eroina e mi costringi a fare questo terzo video, mi costringi. È perché gli amici mi hanno detto che no, non è vero. Però adesso la cosa sta diventando vera, la cosa sta diventando vera. Gli amici non mi possono dire più no, non è vero, no, non è vero. Adesso anche gli amici devono rassegnarti all'idea che tu non sei più l'eroina. Vedete che bella, quanto è bella, brava e buona Asia Argento. Guardatela col ditino alzato, il ditino alzato, cari amici. E vabbè, ho dovuto dedicargli il terzo video. Il terzo video, io ho detto quello che c'è scritto su tutti i giornali del mondo e tu ne parlano, tutti i giornali del mondo ne parlano, tutte le televisioni. Lei l'ha ammesso, sì, ci ho fatto le more con quello lì, ci ho fatto le more, però dice non lo sapevo che era ancora minorenne. E vabbè, ma tu prima di farci le more dovevo chiedergli la carta d'identità e poi hai buttato 380.000 euro. Per farlo tacere, sono stati 380.000 euro buttati via, perché adesso ti devi mettere l'avvocato Asia Argento. Che facciamo? Che facciamo, Asia Argento? Vabbè, tuo papà è il maestro del thriller, tuo papà, ma la tua vita è tutto un thriller. È tutto un thriller, è un thriller che costa caro, Costa caro perché poi i quattrini finiscono, Asia Argento. È un thriller che ti costa caro, Non so come andrà a finire. Dovrai fare dei debiti, Asia Argento. Non so se tuo papà potrà finanziare tutte queste vicende. E dovrai fare dei debiti. Dovrai fare dei debiti. Vabbè, Asia Argento, a te tanti auguri e anche ai miei amici tanti auguri e tanti saluti da Serafino Massoni, che sta qua al bar dei cinesi di Volta Mantovana. Ok? Ok? Ok?